Ciao ragazzi, buongiorno, di cosa parliamo oggi? Ah, non lo so, capitano, la parola è tua. Moda, moda. Le tocca a Marco. Di Marco, Marco sei uno che segue la moda? Semplicemente no. Non è una mia passione, quindi vado un po' a gusto personale. Ah, quest'anno sei un po' stiloso. Quest'anno però. Sì, però devo dire che quest'anno mi devo un po' adeguare a voi, voi stilosi. A lui. A lui soprattutto. No, io sono come te, io sono terribile. Sì, non sì. Ce la faccio. Non riesco ad abbinare un pantalone e una camicia. Ci adegueremo, cap, che dobbiamo fare. Oh, io non la seguo molto, però mi piace vestirmi bene, ma anche essere così in ciabatte, pantaloncino tutto il giorno. Bello wild. A parte che Bruno starebbe bene con qualsiasi cosa. Proviamo un argomento che, allora, che per me è delicato. Allora, la tua vacanza degli ultimi 10 anni, la più bella che hai fatto? Una delle più belle, il gorilla trekking in Uganda. Sì, questo è stato veramente bellissimo. Poi le mie immersioni subacquee di ogni anno. Bravo. Marco? Beh, sicuramente le vacanze, le ultime con la mia ragazza, le vacanze con gli amici, con la mia ragazza non ultimo in Sardegna, con i miei amici, diciamo, ho visitato un po' la Grecia nel suo profondo, diciamo. Nella parte culinaria, parte culinaria artistica. La mia Thailandia. Ah, Thailandia, bello. Bangkok. Anche il nord? Hai fatto? No, non ho fatto il nord. Ho fatto proprio il turista maledetto, okay. Tra Bangkok e Koh Phangan. E Koh Samui. Sì, proprio a mangiare gli insetti e le ture. Ragazzi, qui abbiamo già cambiato, le vacanze so che sono troppe le vostre. Per me la vita è un viaggio. Sono troppe le vostre vacanze, quindi andiamo su un argomento di letture, non vale la Gazzetta dello Sport, Super Basket non vale. Super Basket, adesso quindi, che lo legge che, più. Che mi dite? Allora, il mio libro preferito è Shantaram. Non so se conoscete. Ve lo proporrò. Di che cosa tratta? Di una storia vera di un signore, ragazzo, che è ricercato in Australia, che si trasferisce in India e cerca di rifarsi una vita a Mumbai. Tosto, bello. Tosto, bellissimo, un mattone, però fantastico. Okay. Io non parlo del mio preferito, ma di quello che sto leggendo proprio in questo momento, che si chiama Ora... Ora è il tuo momento. Oggi è il tuo momento, tipo è quello che ha scritto Il potere dell'adesso, che è molto bello, che è un ragazzo tedesco. È bello, è più una cosa spirituale, della ricerca di te stesso. Dai, ci scambiamo i libri, ci scambiamo, Marco. Io ho fatto la domanda, non risponde. Chi fa la domanda non risponde. In cerca di why. Allora, qui passiamo a un argomento un po' più intimo, quindi certo. Le vostre donne. Lo sappiamo, Marco fidanzato, sposato, famiglia, figli. Io ad oggi sono un'anima libera. Uno spirito libero, cercando me stesso. Lo vedete com'è devastato da questa situazione. Buono, che affranto, io ragazzi. Me stesso e voilà. E invece capitano. Capitano felicemente sposato e va bene così. Io felicemente fidanzato e va bene così. Va bene così. Ti fanno dormire a casa? Tantissimo. Ok. Mia figlia sì, e mia moglie. Mi raccomando, ti vogliamo fresco in campo. Assolutamente, ci sono pronto. Va bene. Allora, argomento importantissimo, impegno sociale. Qua abbiamo chiaramente un esempio lampante di come l'impegno sociale sia parte integrante dei giovani, degli sportivi. E Bruno sicuramente dalla sua parte può raccontarci in due parole di cosa ti occupi al di fuori del basket su questo argomento. Secondo me la cosa più importante che abbiamo noi come atleti è la responsabilità sociale davanti a nuove generazioni e non solo, quindi anche già l'impegno sociale che abbiamo noi quotidianamente con i bambini che ci seguono, con le famiglie che ci seguono, per provare a trasmettere i valori dello sport e appassionarli a questi ragazzi, già è un impegno sociale che noi abbiamo per l'esposizione che abbiamo. In più io ho creato un'associazione insieme a Tommy Marino quando avevamo 22 anni che portiamo lo sport nelle zone più vulnerabili e più povere del mondo utilizzando lo sport come strumento. Poi magari avremo tempo di parlarne, ma quello è
è il nostro modo di dare qualcosa indietro allo sport, perché lo sport ha creato una grande opportunità nelle nostre vite. Certo, ottimo. E Bruno, raccontaci anche, sempre brevemente, nelle tue vacanze, qual è l'animale più incredibile che hai incontrato sia in acqua che fuori dall'acqua? Allora, fuori dall'acqua il gorilla e l'orango, o i leoni, ma animali di safari che li trovi spesso nei paesi africani dove vado a fare i safari. E sotto acqua a me piacciono le squali e le mante, quindi quando sei subacqueo vai sempre alla ricerca di quegli animali. Certo. Io ho paura dei cani. Tu hai No, paura dei cani? questo è vero, È io l'ho visto serio? fare un salto a un Io ristorante, un salto così. ma un salto, cioè come non ho mai saltato in vita Oh, mia. e il cane è passato sotto Non il hai tavolo, idea. eravamo a cena di squadra, Non ho hai idea. Sarà stato un sentito, cane così. No, no, no. no, era un è cane un grosso. labrador, Era un cane. È un un labrador, un labrador. cane. Sì. Un labrador, vuoi che sia? È Fatto un un salto labrador. sopra il tavolo. Ma No, quindi non no. siete. Tu non puoi andare in vacanza con No, Bruno. sicuramente non vado al safari con Bruno, però ecco, il tema animali è un tema per me Off limits. off limits, yes. Oh, io amante del cane, del mio mitico Iago Ah, e della ok. piccola Kira, che è una gattina Iago, del che razza è? Amstaff, Ah, è il l'ho cugino del Pitbull. preso come te. Non vedo l'ora di non Perché è conoscerlo. muscoloso, no? Bello toro, Perché bello toro. gambe corte, però. il basket. Penso di parlare anche per loro. La mia passione è quello che mi ha accompagnato da quando sono piccolo e diciamo che fa parte della quotidianità della mia vita e ne è diventata, oltre che passione, la mia professione. Mi ritengo fortunato di poter lavorare facendo un gioco spettacolare come la pallacanestro e Ma niente, spero di continuare più possibile. Se ginocchia, schiena, caviglie reggono, vediamo come va. io, come te, vengo anche da una famiglia di sportivi, di cestisti, quindi per me è stato quasi d'obbligo, nel senso non c'è stato niente di forzato, è venuto tutto naturale, però diciamo che mio papà, mio zio giocavano a basket, quindi per me è stato un percorso naturale, diciamo. Io vengo da una città di pallacanestro, Bahia Ah, Blanca, però la verità è che mi trovo un po' per caso qua, perché ai 18 anni c'era questo ragazzo che ha detto: ah, andiamo a fare un'esperienza in Italia, vacanza. una vacanza. E io ho detto: no, non voglio andare. Che me frega, sto qua, casa mia, macchina, fidanzatine. È difficile, 17 anni avevo. Certo. Poi non è, oggi abbiamo FaceTime, Instagram, questo. All'epoca, 2004, non eravamo così collegati. C'era niente. Stai dicendo che siamo un po' vecchi Sì, siamo vecchi. all'epoca, hai Ci hanno detto messo insieme all'epoca. Vecchi apposta, forse atleti, non avete vecchi atleti, certo, capito, non assolutamente. avete E capito, ma invece, dopo un po', i miei amici e la mia famiglia mi hanno convinto: dai, dai. Io scherzo sempre con mia madre, mi ha detto: mi hai dato un calcio in culo di casa e mi hai mandato in Italia. beep, beep, beep. Beh, diciamo che ci è capitato a tutti. Una delle Ah, esperienze, delle ci sensazioni abbiamo più belle. provato. Tutti e tre abbiamo vinto, no? Sicuramente ho fatto questa domanda perché Non era sapevano, non fatta a era a caso. caso, non era a Guarda, a me caso. viene la pelle d'oca, non so Sì, voi, non di io. freddo. Sì. Secondo me vincere è il frutto di un A qualsiasi grandissimo, a cosa, qualsiasi cosa, anche a carte, però in questo no, caso parliamo di non uno vinco mai neanche a scudetto, carte. se parliamo di uno scudetto è il frutto di grandissimi alti e bassi dal punto di vista emotivi all'interno di una stagione, con la capacità di restare insieme, perché voi avete Sopportarsi. fatto delle stagioni belle, ma anche all'interno con Sì. litigi, alti e bassi, stanchezza mentale, fisica. Noi uguale, rischiando che la stagione diventava, invece alla fine l'abbiamo vinta. E poi l'emozione di vincere è Unica, incredibile. unica, sì, l'emozione di vincere, io ti giuro, per mettere tutto a capire bene ci ho messo un po', nel senso che alla fine mi davo un pizzicotto, dicevo è vero, è successo davvero. Per me quello fu un anno Venezia fantastico, perché mi feci male alla caviglia molto, molto forte, molto duramente, Seriamente. seriamente. E pensavo di aver finito la mia stagione, invece sono riuscito comunque a dare una mano alla squadra fino alla fine. Quindi è stato un anno difficile perché veramente
abbiamo avuto tanti problemi che comunque sono normali all'interno di una stagione, all'interno di una squadra, però veramente grazie al fatto di sopportarsi, grazie al fatto di voler stare insieme, siamo riusciti a vincere. Secondo me poi è una situazione che ce ne renderemo conto fra qualche anno ancora. Adesso che siamo ancora sul campo, fra un po'. E adesso sappiamo che abbiamo anche una sfida difficile. Però una cosa che io vorrei dire, che tante volte diciamo l'importanza è giocare per divertirsi, il cavolo, perché noi da sportivi ci piace vincere. Certo. E questo, se ai giornali si possono raccontare tutto, ma noi giochiamo per vincere. Certo. Aquí, poi ce ne andiamo incazzati all'allenamento perché perdiamo una gara ieri. Sì. Ieri perdiamo una gara, io vado via incazzato all'allenamento, certo. Scusa. Beep. Quindi va bene divertirsi, però beep. Ecco, col beep. Ah, oh, cavolo. Cibo, bene. No, io ho un buon rapporto. Onestamente stretta amicizia con la forchetta. Sì, sì, stretta. Sì, anche col bicchiere. Mangio di tutto, no, bicchiere meno. Mangio di tutto e non ho particolari problemi. Voi? Vabbè, a Brindisi hai una dieta Brindisi molto sì, mediterranea. Vabbè, certo. No, a me no, a me adriatica. A me invece no, non piace, cerco di stare sempre a stecchetto. Un tons. No. Infatti io mi siedo dall'altra parte perché vicino a lui. Dai, il mangiare italiano è buonissimo, ragazzi, che dobbiamo fare? Raga, aspetta, ma che fai, non mangi? Avete detto? Social. Come guardare animali. Social. Tu ce l'hai? Sì, sì, però. Ce li ho, ma poco. Ah, sono impedito? Ma veramente sono quello impedito. Quello puoi pagare. Magari non imparerò. E due, secondo me, se fai l'uso, se ne abusi o se fai un uso, diciamo, spropositato, danneggiano e basta. Sì, sicuramente è un argomento un po' importante, soprattutto adesso con i giovani che vengono, diciamo, inglobati dai vari telefonini e tablet. Però, ritornando al discorso di prima di Bruno, dell'aspetto sociale, abbiamo la fortuna di essere seguiti e quindi può essere uno strumento, un mezzo molto importante per far conoscere, appunto, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista personale, far avvicinare i tifosi e le persone che non ti conoscono personalmente alla propria personalità, al proprio modo di essere, e poi fare iniziative comunque importanti anche da quel punto di vista. Sono d'accordissimo con quello che avete detto e noi abbiamo avuto, secondo me, la fortuna di essere nati senza i social. Mm-hmm. Quindi sappiamo che tutte le nostre amicizie, conoscenze e quanto altro sono state fatte di questo. Certo. Infatti potrebbe essere un grandissimo strumento di comunicazione utilizzato nel modo giusto, come un'arma di distruzione utilizzato nel modo sbagliato. Noi proviamo sempre in modo responsabile, certo, a trasmettere i migliori messaggi anche nei momenti difficili e via, però dipende molto dall'uso che fa ognuno. E i difetti nostri? Cioè, il difetto tuo? La possiamo fare a fine campionato che magari... No. Allora, a Marco io lo conosco un po', quindi dico per esempio, Marco è uno testa calda, che a volte... No, testa calda perché è un ragazzo che gioca con pieno di emozione, quindi ci sta che in certi momenti il suo modo di comunicare è tosto, e se uno non lo conosce può essere scontroso. Quindi potrebbe essere un difetto, però allo stesso tempo è un ragazzo che dà l'anima. Io adesso parlo più da giocatore, certo, sì, che dove più abbiamo avuto esperienze che ti parlano della persona che hai davanti. Quindi dal punto di vista del campo una persona che dà il 100%. E questo è il pregio. Il difetto di Bruno è che chiunque a fianco a Bruno fa una figura... pregi di questi ragazzi, e come ha detto Bruno, io ho avuto la fortuna di incontrare Bruno tanti anni fa e Marco bene o male abbiamo avuto incontri anche tanti anni fa nazionale anche, quindi sono ragazzi semplici, sono ragazzi che veramente danno tutto per la squadra dal punto di vista sportivo,
e sono ottime persone per creare un gruppo che è una parte fondamentale per una squadra. Io voglio sapere un mio difetto, Gordo. Io l'ho detto. Un tuo difetto? Abbiamo giocato insieme, vai. Secondo me è il fisico, è un po'... No, sì, no, dai, serio adesso, dai, a parte... No, allora, io partirei dal pregio che, tra l'altro, è una cosa che ho anche, se si può dire, rubato da te, nel senso che quando giocavamo insieme io non ero tanto abituato ad avere quel ruolo lì all'interno di una squadra e tu mi hai aiutato molto, perché avendo fatto già tanti anni in una squadra che puntava a vincere, tanti anni in una squadra che comunque sia lunga, e tutto mi ha aiutato molto, nel senso mi hai fatto, tra virgolette, calare in una parte del gioco alla quale non ero molto abituato. Esempio, una partita giochi in quintetto, l'altra partita fai NE, non ti incazzare, cioè nel senso cerca di non ti bippare, cerca di fare il massimo per entrare sempre nelle rotazioni, per fare sempre la scelta giusta, per fare sempre la cosa in più per il compagno. Quindi questa è una cosa che non ti ho mai detto, ma io che venivo a chiederti era già comunque una cosa che comunque volevo sapere da te, quindi apprezzavo già il fatto che tu me la dicessi. Quindi è stata una cosa positiva per me, perché mi ha aiutato moltissimo quell'anno lì a Venezia. Mi fa piacere, non lo sapevo. Vedi? Dopo lo facciamo. Dopo mi offri un risotto. Ah no. Valentina, beep. Un risotto. Beep. No, basta. Dopo il basket serve una mano lì dietro, non lo so. Ci stiamo attrezzando, non lo so. Ho in mente, personalmente io ho in mente due o tre cose che non dico. Però ecco, qualcosa si farà per forza. Dopo il basket, no, io non so se ci sarà un dopo il basket, penso che la mia vita proseguirà bene o male su questa strada, sto lavorando anche per questo, però la vita, come lo sport, non sappiamo mai cosa può succedere, quindi vedremo un po'. Adesso pensiamo al basket e pensiamo a divertirci e a fare il massimo. Io invece, dopo il basket, penso che la cosa che mi terrà collegato al basket è l'associazione Slam Dunk, che il mio sogno è portare avanti i progetti in giro per il mondo il più possibile, no? Fino a che riuscirò ad andare in giro. E dall'altra parte, venendo da una famiglia, mia mamma soprattutto, di imprenditori, negli ultimi 10 anni mi sono specializzato nelle costruzioni e quindi il mio mondo imprenditoriale ad oggi è cresciuto e sono contento di poter continuare quella strada lì in un paese che non è il mio e che ho scelto per vivere, quindi sono contento di aver creato la mia vita imprenditoriale. Andiamo al fiume. Ciao ragazzi, un abbraccio.